Allora, oggi vi vado a far vedere tre prodotti nuovi che andrò a aprire in successione. Sono questi, questo, questo e soprattutto questo. Questi sono i tre shower cream della Sien che avevo comprato per la confezione pucciosa perché avevano questo aspetto così interessante. Qual è il problema? Il problema è che non so come sia possibile, ma stando lì hanno completamente versato. Questo no, è intero e sembra intonso. Questo è un po' più leggero, si scuote, ma non so se è avversato. Penso di sì, perché qua sul bordo ha un po' di prodotto. Questo è quasi vuoto e credo che sia praticamente si sia svuotato, però non si sono svuotati, cioè il tappo era chiuso, non hanno versato da qui, sembrano aver versato da questo punto qua. Probabilmente il recipiente, questo qua, è sotto pressione, penso, e quindi penso che col caldo estremo si siano versati. Non lo so come sia possibile, però fatto sta che hanno fatto un disastro perché almeno questo si è versato e mi ha insozzato di bagno schiuma praticamente tutto quello che avevo nella busta. Quindi ho dovuto lavare un'intera busta di troiai, e però con tutte le confezioni mezze perché c'erano prodotti di altri tipi, qualcosa forse si è anche un pochino sciupato. Ma vabbè, ormai è andata così. Quindi per togliermeli di torno, onde evitare il risucceda, aprirò questi tre e penso sicuramente partirò da questo, visto che sembra quello che soffre di più. Questo è lo Sweet Summer Shower Cream. C'ho un moscino, mi continua a girare intorno in maniera molesta. Allora dice, praticamente è una crema da doccia. Questa si chiama Estate dolce, il che è un po' inquietante secondo me, rinfrescante e rinvigorente per tutti i tipi di pelle. Lasciatevi accarezzare da una schiuma cremosa, dal profumo fruttato di mirtilli maturati al sole, immergetevi nella danza degli elementi, yogurt e vaniglia. E poi dice, attenzione, un tenitore sotto pressione può scoppiare se riscaldato. Erano 200 ml, ma penso che ce ne sia rimasto molto meno. Magari vi dico direttamente che questo invece si chiama Cascata Fredda, è rinfrescante, anche questo è rinfrescante e rinvigorente, e su questo c'è scritto che è una schiuma cremosa con il suo fresco profumo speziato, fa vivere un'esperienza vitalizzante di massima freschezza. E poi c'è scritto le stesse cose, questo credo che ce ne sia più o meno più di metà. Questo secondo me ce n'è rimasto tipo un terzo. Questo invece sembrerebbe pieno. E questo si chiama Sparkling Sunrise, quindi sole scintillante. E questo ha scritto il suo profumo fruttato e frizzante di rabarbero con una nota leggera di vaniglia vi avvolge colorosamente, vi fa vivere un'esperienza rinvigorante, conferendovi una piacevole sensazione di benessere. E vi faccio sapere. Vi mando un saluto. Ciao! Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere i prodotti finiti, che sono questi tre. Allora, vi ho già raccontato la disgrazia della storia, del fatto che due di questi avevano versato nella busta. E la cosa meglio di tutti è che questo era rimasto praticamente un tantino così e questo si era svuotato a metà. La cosa peggiore di tutte è che, oltretutto, quando sono arrivata a usare questi due, che erano quelli che avevano avuto la reazione avversa, non avevano più il contenitore a pressione, quindi il prodotto non usciva. Io ero abbastanza incavolata perché due su tre hanno fatto questo, non volevo perdere almeno l'ultimo goccio di prodotto, quindi se vedete li ho forati, li ho travasati in una bottiglietta normale e li ho usati come sapone normale.
Questo è tanto per partire. Questi prodotti evidentemente a me 2 su 3 mi hanno fatto così, è stato caldo, ma non è che l'ho tenuti alla luce del sole sul terrazzo pronti a esplodere, li ho tenuti in camera dentro una busta, dentro un armadietto, quindi non erano in una situazione di particolare pressione o caldo e quindi insomma... Voi immaginate se io avessi messo uno di questi prodotti dentro una valigia per portarmelo in vacanza e avessi versato tutto il contenuto. Problema. Quindi, secondo me questi prodotti così hanno un piccolo difetto. Poi, questi due, cioè praticamente non ve li so giudicare perché male. Questo lo sono riuscita a usare una sola volta perché era finito. L'odore non è cattivo, non è male, è dolciacchero. Questo sono riuscita a usarlo 2 o 3 volte, poi era finito. Anche questo nella boccetta non mi piaceva l'odore, ma una volta aperto non era cattivo come profumo, era un profumo fresco, abbastanza unisex, però questi, più di questo non ve lo so dire. Passiamo all'unico che ha retto il colpo e che ho usato normalmente, è stato questo. Questo ha un odore di mango, direi, insomma di frutta esotica, ma non è cattivo. È un prodotto che praticamente voi spruzzate e viene fuori una mousse che sembra panna montata. A me non è dispiaciuto, cioè io la critica che ho personalmente più che altro che 2 su 3 confezioni hanno avuto proprio un bug di packaging. Il prodotto in sé per sé è divertente. Secondo me, se per esempio avete un bambino, questo è un prodotto molto divertente perché è come lavarsi con della panna montata. E l'odore è buono, è comunque un prodotto economico, quindi il fatto che delle confezioni mi siano andate perse mi ha fatto girare le scatole, ma non tanto quanto se fosse stato un prodotto come quelli dell'Occitane che devi tipo avere una specie di salasso monetario per comprarlo. Secondo me, ecco appunto, se avete un bambino e magari fa storie per fare il bagno, cose così, questo è un prodotto divertente. Io non l'ho più visto alla Lidl, quindi non so se era un prodotto momentaneo della Lidl. Vi dico che a me sono piaciuti. Non durano tantissimo perché nel giro di un mesetto l'ho finito, anche questo che era rimasto intero. E sono 200 ml, ma finiscono abbastanza velocemente. L'unica cosa è che forse non hanno un potere lavante tanto quanto un sapone normale. Il mio fidanzato se ne è molto lamentato, cioè ha detto che lui assolutamente si è trovato male con questo prodotto, ovviamente essendo un doccia schiuma come effetto principale dovrebbe avere l'effetto lavante. Io non è che mi sono trovata così tanto male, però magari ho dovuto fare 2 lavaggi invece che uno, 2 sciacqui invece che uno, è anche partito un antifurto meraviglioso. L'effetto panna montata, se vi divertite a provare i prodotti, vale la pena. Per il resto non le comprate tutti insieme, ho fatto io, secondo me compratelo, usatelo subito perché potrebbe avere reazioni strane la bottiglietta sotto pressione. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento e vi mando un saluto. Ciao!